Ciao a tutti e bentornati sul canale. Scusate se sentirete anche le cicale oltre alla mia voce, ma sicuramente senza la finestra aperta morirei a metà video. Chi mi segue da tanto sa quanto il caldo sia nella mia top 10 delle cose più odiate, e penso che si veda. Comunque, ciancio alle bande, oggi siamo qui per parlare degli annunci che ha fatto a sorpresa la Star Comics su Facebook. A sorpresa perché non sono annunci in una fiera, ma appunto fatti su Facebook. Quindi sicuramente anche un segno dei tempi che cambiano. Già la J-Pop qualche tempo fa aveva fatto degli annunci proprio su Facebook, con una sterellina simpatica, inventando che degli hacker gli avevano rubato la pagina. E questa volta la Star Comics li fa direttamente con una diretta di Christian Posocco, il loro ultimo acquisto dalla Flashbook, che presenta appunto le ultime novità acquisite dalla casa editrice della famiglia Bovini. Oltre ai manga, di cui vi parlerò tra poco, è stato anche presentato un artbook, ovvero un artbook su Fairy Tail, una delle serie sicuramente più amate dal pubblico italiano e anche giapponese. Ecco, forse non credo sia proprio la preferita dal mio pubblico. Né tanto meno da me, ma tanto è, a molti piace, quindi va benissimo. E quindi la Star Comics pubblicherà Harvest Fairy Tail Illustration volume 2, visto che era già stato pubblicato un volume di questa serie, ovviamente di Hiro Mashima. Poi è stato annunciato uno shonen, ovvero La culla dei demoni di Kei Sambe, già autore dell'apprezzatissimo, almeno da me e da molti altri da quello che leggo e vedo a giro, Erased, una serie conclusa da poco di cui manca solamente un volume di extra che pubblicherà Star Comics. Ed è anche qui una serie abbastanza breve, infatti è conclusa in 6 volumi. È uno shonen che parla di una scolaresca in gita, e si sa, le gite sono uno dei momenti più divertenti delle scuole. Le chiamerate con gli amici, le chiamerate con le amiche. Ma in questo manga purtroppo qualcosina va storto. L'incipit sembra quello di Dragonhead, anche se lì i ragazzi sono su un treno, qui sono su una nave, e qui succede che la nave si capovolge a un certo punto. Se tutto ciò poi non bastasse, i passeggeri a un certo punto cominceranno a tramutarsi in zombie. Quindi sicuramente il tema zombie non è il massimo dell'originalità, ma per come è raccontato, almeno per come vediamo l'incipit di questa storia, sembra abbastanza interessante. Poi uno shoujo che non mi sembra sinceramente niente di che, il cui titolo è Il riccio innamorato, di Nao Inachi, ed è completo in 5 volumi. La storia di Ki, una liceale che rimane totalmente spiazzata quando il suo compagno di scuola Kazuki, un ragazzo scorbutico nella tipica maniera del bel ragazzino scorbutico che attrae le ragazzette negli shoujo, prima le chiede di diventare amici e poi le confessa di non capire la differenza tra piacere e amare. Chissà se la conoscenza con questa ragazza li farà cambiare e più che altro avere un'opinione più chiara su questa idea dell'amore e del piacere. Questo accenno di trama sembra anche carino, però si vedrà un po', i disegni mi preoccupano sinceramente. E poi quello che è stato secondo me l'annuncio più importante e anche quello più corposo, perché è una serie in 13 volumi, quindi più corposa rispetto alle altre due di 6 e 5 volumi, è Ore Monogatari, che in Italia verrà chiamato My Love Story. Io ho visto qualche puntata dell'anime di questo shoujo, che mi è piaciuto abbastanza, ed è davvero simpatico. Poi chiaramente per quanto riguarda l'anime ci sono delle azioni che possono far ridere, nel manga vedremo com'è, ma di solito io preferisco la parte cartacea di un'opera, quindi anche in questo caso non credo che si farà tanta differenza. È la storia di Takeo Goda, che è un vero e proprio gorilla, un romaccione, anche se è un ragazzino in realtà, e questo spaventa chiaramente tutte le ragazze e tutti i ragazzi, tranne un suo amico. Amico che al contrario suo è attraente, snello, lanciato e intelligente, in una contrapposizione anche qui molto classica di questo genere. A un certo punto Takeo salverà la graziosissima Rinko da un molestatore in metropolitana e lei di risposta comincerà a frequentare lui e Makoto, con l'intento di dimostrare la sua riconoscenza. Ovviamente il nostro gorillone pensa che la ragazza sia interessata al suo amico, ma chissà se è proprio così e se questa volta invece le cose non vadano diversamente. È un manga sceneggiato da Kazune Kawahara, l'autrice di High School Debut e My Love Story, e disegnato da Haruko. Questi erano gli annunci fatti dalla Star Comics in quella della diretta Facebook di mercoledì. A me interessano molto Ore Monogatari e anche il manga di Kei Sambe. Darò sicuramente un'occhiata all'altro shoujetto, ma non credo proprio che mi interessi più di tanto, e l'artbook di Fairy Tail può stare lì dov'è. Prima di lasciarvi vi ricordo, per chi volesse sostenere il canale, che trovate qui sotto nel link in descrizione la mia pagina su Patreon, che è una piattaforma per sostenere i progetti dei creatori, creatori video come nel mio caso, fumettisti, artisti di qualunque tipo, e dove potete donare una piccola somma mensile a partire da un euro per mantenere vivo il canale. Se il video vi è piaciuto come al solito condividetelo, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto qual è il vostro preferito fra questi annunci e quali comprerete. Lasciate un mi piace che è molto importante, se non siete iscritti ancora fatelo. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!